Nella mia cucina prima nasce il gusto, perché è fondamentale per un cuoco intraprendere il gusto. L'arte arriva in un secondo tempo specifico, quando ho iniziato ad affascinarmi del crudo, tutto il mondo che poi ho coniato con il sushi, togliendo l'H e mettendo la C. In quel momento, quando fai una cucina fredda, senza profumi, hai bisogno di dare, di mettere dell'arte, hai bisogno di dare una forma, hai bisogno di dare un colore, hai bisogno di dare un appeal diverso dal tradizionale, dal profumo. E quando uno fa una cucina basica, tradizionale, fa un piatto con un ingrediente, la gestualità è limitata, quindi metti spaghetto alle vongole, quindi questo spaghetto lo metti nel piatto. Quando lo spaghetto alle vongole diventa con una salsa di prezzemolo, allora devi mettere la salsa di prezzemolo, poi lo spaghetto alle vongole. Più ingredienti aumenti e più intervengono le mani, intervengono i gesti, intervengono le salse, intervengono i cucchiai. Quindi siamo arrivati in questo momento a un livello di piatti che hanno più ingredienti e sono sotto forma di salse, di densità diverse, quindi c'è quella che metti con una pompetta, quella che metti col cucchiaio e quindi giochi in questo piatto come, sì, come fosse una tela, ma in maniera molto più leggera, ecco. E da lì siamo riusciti a dare una notevole quantità di colori, di sfumature, e sempre all'interno del gusto, perché poi queste salse vengono mangiate, mangiandole insieme riesci a dare la caratteristica magari dell'aceto vicino a quella dolce, che insieme poi sprigionano un gusto che ti ricordi, ecco. In alcuni momenti vivo di ispirazione, ecco, dell'idea del momento, anche del colpo di fortuna, però la maggior parte delle ricette nasce da una progettazione di ingredienti, di gusti, di loro tonalità, di loro colori, fino a finire all'oggetto dove andranno messe: un piatto se è una cosa mangiata al ristorante, oppure anche un contenitore se nel caso di un panino, pensi a un panino, pensi a un contenitore, pensi al tonno, poi è nato il gioco del tonno, ecco, quindi pensi anche a questo. Quindi c'è una progettazione totale che inizia in un ingrediente e finisce in un oggetto, quindi questo è molto bello, è molto ampio e completa la personalità di un cuoco, ecco. Dunque, questa sera, per onore alla regione che mi ospita, ho preparato un piatto con il grana trentino, e si tratta di un tortellino, quindi un oggetto riconoscibile e facile. Concettualmente ho tolto il ripieno da questo tortellino, ho tolto il ripieno di carne e ci ho messo una fonduta fatta con il grana trentino, che cuocendo praticamente si scioglie, e nel momento che lo mangi ti esplode in bocca. La carne è fuori, è cruda, e mangiata insieme al tortellino ti sembra e ti ricorda il classico tortellino. Poi il piatto successivo vuole essere un omaggio al museo in forma, diciamo, più piccola, più povera di tutte le opere che ci sono qui, ma è uno dei miei piatti che più rappresenta il concetto di profumi e colori e consistenze, e l'ho chiamato la seppia di tutti i colori, dove in una salsa di seppia e camomilla di colore giallo ci sono poi varie sfumature di seppia, da quella blu a quella nera a quella bianca, e con consistenze diverse e sfumature diverse, tutte fatte con metodi naturali, senza conservanti e senza coloranti. Dare nel tempo quelle caratteristiche un po' diverse da ogni dalle zone da dove proviene. Vedo che c'è qualcuno che fa un atto molto interessante, vale a dire, qualcuno di voi va al ristorante e il cameriere porta il piatto.